L'impianto di compostaggio a Villa Ricca non si farà. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Maria Rosaria Punzo nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera. Dopo l'approvazione delle mozioni presentate dalla maggioranza su rete fognaria di Via della Libertà, realizzazione Parco San Buco e apertura del Palazzo Baronale, è stata la volta infatti di discutere sul tema che stava preoccupando molti cittadini, soprattutto nella zona della cosiddetta Villa Ricca Nuova. Il punto all'ordine del giorno era stato inserito su proposta dell'opposizione per chiedere chiarimenti, ma prima dell'apertura del dibattito il primo cittadino ha letto un documento in cui è stata annunciata la netta contrarietà dell'amministrazione comunale villaricchese a qualsiasi altro impianto per rifiuti. La manifestazione di interesse al progetto della Regione Campania era stata presentata infatti lo scorso 1 giugno da un dirigente comunale, ma la giunta aveva più riprese specificato che non c'era nulla di deciso. Adesso, dopo una lunga riflessione, è arrivato il no definitivo. La proposta del sindaco è stata votata all'unanimità ed anche l'opposizione si è complimentata per la grande responsabilità e senso civico. Punzo si è fatta anche promotrice di un incontro con i comuni limitrofi per fermare il sorgere di altri siti per rifiuti nell'area nord e dare priorità alle bonifiche. Come al solito i fatti si sono incaricati di smentire ogni polemica, ogni perplessità, ogni preoccupazione. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha votato il no all'impianto di compostaggio. Come abbiamo ribadito in ogni occasione, la salute dei cittadini al primo posto, abbiamo valutato tutte le ipotesi possibili e l'ipotesi migliore è quella di respingere qualunque nuovo impianto sul nostro territorio. Ovviamente la mia priorità è la salute dei cittadini, io tengo alla salute dei cittadini e quindi ho voluto con convinzione prendere questa decisione. Ho per questo motivo visitato l'impianto di Salerno, un impianto che viene allocato in una zona industriale. Mi sono reso conto che a Villa Ricca una zona industriale non c'era e quindi si sarebbe allocato questo impianto nelle vicinanze delle abitazioni. Quindi mentre a Salerno questo impianto sorge a circa 3 km dal centro abitato, a Villa Ricca sarebbe stato allocato a 300 metri dal centro abitato. Non lo potevo consentire. Un ringraziamento particolare lo devo alla stazione Napolano che quotidianamente si impegna sulle attività ambientali. Senza di lei veramente tante cose non le potrei fare.